Bene, buongiorno a tutti. Grazie a tutti per essere intervenuti a questo momento in cui inauguriamo ufficialmente la nuova sede del Consultorio Diocesano Familiare Insieme. A nome di tutta l'Associazione Insieme per la Famiglia, che è l'ente gestore del consultorio, di tutti i professionisti e i volontari, vi do il benvenuto a questo momento, un momento che chiude un percorso iniziato anni fa, quando ci si è resi conto come associazione, come consiglio direttivo, che la sede che avevamo avuto nei primi 10 anni in via Frecavalli ormai era diventata troppo piccola per le esigenze, troppo piccola per le tante richieste di presa in carico che ci venivano rivolte dal territorio. E allora è nata la ricerca di uno spazio più adeguato, di ambienti più consoni per accogliere il servizio. La prima cosa che vorrei dire era ringraziare l'Istituto Diocesano Sostentamento del Clero. Ricordo la figura del presidente Don Paolo Ponzini, con cui è nato il consultorio, il dottor Attilio Marazzi, che nei primi 10 anni sono sempre venuti incontro alle esigenze del consultorio. Dicevo, il nostro bisogno di una sede più grande si è venuto a incontrare con il desiderio delle suore del Buon Pastore, che proprio quest'anno hanno ricordato i 150 anni della loro presenza a Crema. E proprio in questa occasione hanno voluto lasciare un segno ulteriore della loro presenza e della loro azione, nel segno del loro carisma per la diocesi e per il territorio. Quindi l'incontro del nostro ricerca di casa, del loro desiderio di continuare il carisma con un segno sul territorio, li ha portati ad accogliere la richiesta che come associazione abbiamo loro rivolto di prepararci un'ala, l'ala ovest della loro casa generalizia, per il nuovo consultorio. Un consultorio che davvero qui ha degli spazi grandi. Siamo passati da poco più di 100 metri quadri a oltre 800 metri quadri, quindi abbiamo davvero una sede ampia e bella. E come associazione ci sembrava giusto porre un segno della nostra gratitudine, della nostra riconoscenza alle suore. Lo vedremo poi quando passeremo per andare verso il taglio del nastro e la sede, vedrete lì all'incrocio del nostro vialetto di ingresso una piramide che adesso le nostre volontarie ci svelano, una piramide col quale l'associazione esprime la propria riconoscenza nel tempo per il dono di questa bella sede che abbiamo ricevuto. La data che abbiamo posto è quella del 30 agosto. 30 agosto perché è il giorno in cui per la prima volta abbiamo accolto la prima persona nella nuova sede. Qui adesso ci viene svelata la targa che abbiamo posto, il monumento che abbiamo posto a ricordo di questo dono delle suore. Poi quando passeremo per entrare lo vedremo. Allora do subito la parola a Suor Dosolina, la Madre Superiora Generale delle Suore, per il suo saluto. Buongiorno a tutti e grazie per essere qui a condividere la gioia di un giorno che conclude un periodo di discernimento e che in questa sede dà inizio ufficiale ad un servizio già ben affermato sul territorio, come già vi aveva accennato Don Simone. Tra le diverse proposte fatte oggetto di studio e riflessione, siamo giunti ad accogliere quella del consultorio familiare diocesano insieme, perché è maggiormente rispondente alla specificità del carisma del nostro istituto, il quale continua nel tempo il dono dello spirito ricevuto dalla fondatrice Giulia Colbert. Infatti, sul suo esempio e per la missione da lei affidataci, siamo chiamate a essere strumenti di misericordia, soprattutto verso le persone più fragili e vulnerabili, che ogni periodo storico presenta con sfaccettature diverse. Siamo grate a tutte le persone che con differenti modalità
hanno contribuito alla realizzazione di questa nuova sede del consultorio nell'anno in cui la nostra famiglia religiosa ricorda il 150° anniversario della sua presenza apostolica a Crema. Ci auguriamo che il servizio che esso svolge a favore della famiglia sia memoria anche del generoso spendersi di Giulia Colbert e di Carlo Tancredi Palletti, marchesi di Barolo, i quali, attenti alle problematiche sociali ed educative del loro tempo, hanno saputo realizzare istituzioni d'avanguardia. Nell'affidare alla protezione di questa coppia di sposi l'attività del consultorio, esprimiamo il desiderio che sui sentieri del tempo esso sia anche ricordo di una famiglia religiosa che attraverso diversi ministeri ha contribuito alla crescita umana e cristiana del popolo cremasco. Grazie. In questo momento di inaugurazione penso sia doveroso esprimere il grazie oltre che alle suore che hanno sostenuto questi lavori di ristrutturazione dell'ala ovest a favore dell'associazione Insieme per la Famiglia per il consultorio, esprimere il nostro grazie anche agli architetti Mario Scaramuzza e Vania Zucchetti per la competenza e la passione con cui hanno seguito il progetto della realizzazione del nuovo consultorio. Ringrazio poi per la direzione lavori lo studio Enco, per la direzione e la sicurezza del cantiere il geometra Losi, la sicurezza dei luoghi di lavoro il nostro referente per la sicurezza Mauro Fiorentini, l'impresa edile Varerani e Galli di Castelleone, gli impianti elettrici la ditta Luce Impianti di Zano, l'idraulica Laudi di Crema, Marmi Ceruti di Crema, il fabbro Brocca Ernesto di Castelleone, la falegnameria Bossi e Andrea di Cappella Cantone, il pavimentista Bruschi e Gallini di Salvirola, Fratus Pavimentazione di Crema e LS Solution di Castelleone per la controsoffittatura. A loro davvero il grazie per la pazienza, per come hanno accompagnato e realizzato con professionalità, competenza e passione i lavori della nuova sede, ma soprattutto perché si è creato un clima di famiglia, si è respirato un clima di armonia di famiglia durante tutto il tempo del cantiere, non sempre, dobbiamo dire, non sempre semplice. E quindi a loro il nostro grazie e il nostro applauso per l'opera prestata. Un grazie va anche alla Caritas che ci ha assistito nel trasloco e a tutte le volontarie che hanno passato una parte dell'estate a smontare scatoloni, mettere a posto cartelle, rimettere a posto e ordinare tutto. Le volontarie che sono una delle colonne del nostro servizio, loro il nostro grazie. Volevo poi ringraziare il pittore cremasco Maccini Giambattista perché vedrete salendo sulle scale abbiamo ottenuto da lui il permesso di riprodurre la sua opera del Cantico dei Cantici che accompagna salendo al primo piano dove c'è la sede del consultorio. Penso che era un bel modo di accompagnare in un consultorio di ispirazione cristiana. Quindi ringrazio anche lui per la concessione che ci ha fatto. Permettetemi poi di ringraziare tutti voi presenti, il Vescovo, il Sindaco e tutti voi che siete intervenuti per questo momento. È bello vedere le due anime che animano il consultorio. Da una parte il servizio al territorio con tutta la rappresentanza istituzionale dei servizi sociali, dei referenti politici del territorio e dall'altra parte i referenti ecclesiali. Mi fa piacere vedere il delegato diocesano per la pastorale, perché sono le due anime che muovono l'azione del consultorio, l'attenzione al territorio e l'attenzione alla realtà diocesana, non perché siamo un ufficio pastorale, non perché facciamo pastorale, ma perché siamo uno strumento di attenzione alle fragilità
nel segno della carità e dall'altra parte perché siamo uno strumento tecnico al servizio della pastorale. Sono queste due anime che devono camminare sempre più insieme, più unite in sinergia per potenziare e accrescere sempre di più il nostro servizio. Quindi grazie davvero della vostra presenza. Adesso cedo la parola alla direttrice, la dottoressa Veruska Stanga, per un saluto. A me spetta un grazie di cuore alle persone che hanno avviato l'esperienza del consultorio. Un primo grazie va a due persone che non sono qui con noi oggi per diverse ragioni. Scusate, ma ho cominciato a piangere ieri, quindi... Allora, un primo grazie va a Don Franco Magnenti, perché è il primo che ha alzato la cornetta e ha fatto le prime telefonate per ingaggiare le persone, per ingaggiare il consiglio, per ingaggiare Michele, per ingaggiare me e i primi operatori. Non è con noi oggi, ma mi ha scritto ieri che sicuramente ci pensa e siamo nelle sue preghiere, quindi questo è un accompagnamento che ci fa sempre piacere. Un altro grazie va con Franco Mandonico, che non c'è più. Ma che ci ha accompagnato nel primo periodo, e anche solo il venire, il sedersi, io ho in mente delle immagini di lui seduto nel nostro front office. Non erano necessarie tante parole, era esserci, era accompagnare delle persone e anche solo chiedere come state, come va. Un ringraziamento anche al consiglio, ai soci fondatori prima di tutto, scusate, perché qualcuno di loro ci ha accompagnato come si accompagnano i bambini un po' alla scuola materna, no? Ti metti lo zaino, sei pronto, puoi andare. Qualcun altro ci sta ancora accompagnando, verificando se il nostro zaino da prima media ha tutto nella cartella, cioè se c'è ancora tutto quello che ci serve per andare avanti. Quindi la vicinanza l'abbiamo sentita all'inizio e la percepiamo tuttora. Un ringraziamento al consiglio che ad oggi accompagna ancora il servizio del consultorio e pensa a tutta l'organizzazione che non è solo legata all'operatività ma alla struttura e agli operatori. A chi c'era all'inizio, i primi anni eravamo in quattro, oggi mi fa piacere dire che ci sono più di 60 persone che a vario titolo contribuiscono all'apertura di questo servizio e alla disponibilità data alle persone, all'accoglienza, che è stata sempre per noi un po' la parola chiave, che ci ha aiutato, che ci ha avvicinato. Un grazie per ultimo alla provvidenza, perché quando non sapevamo come fare ad uscire da alcune situazioni, anche nella relazione con le persone, la provvidenza ci ha sempre aiutato. Così come ci ha aiutato in momenti di difficoltà, anche economica e anche nel gestire la piccola struttura in cui eravamo. E un grazie a voi perché siete qui oggi a festeggiare con noi questo nuovo inizio. L'inaugurazione del 2010 era nel cortile dell'Istituto Diocesano, che è molto più piccolo di questo cortile. Mi fa piacere che sia ancora all'aperto perché ci vediamo tutti e perché insieme entreremo, vedremo questa nuova struttura e un po' ci accompagnerete in questo nuovo inizio. E un grazie ultimissimo alle suore perché davvero speriamo di poter proseguire un'esperienza qui seguendo quella che è la loro missione, ma il solo entrare qui, l'ho detto anche una sera della messa per i 150 anni delle suore prima, ma ci credo veramente, l'entrare in questo giardino è già una grande grazia perché dà già serenità. Lo proverete, adesso siete entrati dal cancello principale, però tutto il percorso che porta dentro il consultorio, la pace che si respira qui dentro, è una pace che aiuta già chi arriva a predisporsi con la voglia di fare, di lavorare su di sé, a volte in modo anche faticoso, impegnativo. Ecco.
però davvero è un buon inizio, è un inizio che spero ci porti lontano. Questa è la nostra casa, è la nostra nuova casa e lo sarà, spero, per tanti anni. Direi definitiva, vero Don Simone? Ci fermiamo qui. Un altro trasloco d'estate ad agosto non lo facciamo. Così come non faremo altre discussioni con la Telecom per il trasloco della nostra linea. Basta, qui siamo e qui ci fermiamo. E qui cresceremo. Grazie a tutti. Diamo allora la parola al sindaco di Pino, la dottoressa Stefani. Buongiorno a tutti e a tutte, anche io esordisco, anzi dirò semplicemente e solo grazie, tanti grazie per questa giornata, questo momento. Inizio proprio da dove ha terminato Verusca, ringraziando le suore della comunità Colver. Questo è davvero un luogo particolare. Buon pastore, ok, buon pastore Colver. Voi siete delle compagne di viaggio che da tempo accompagnano la nostra comunità, e quando intendo comunità parlo in senso allargato, non alludo solo alla comunità ecclesiale ma proprio alla comunità cittadina, perché siete da sempre, da tanti anni, un luogo di riparo, un luogo di sicurezza, accompagnate le persone nelle situazioni di fragilità con delicatezza ma con rigore. Mai con un approccio giudicante, e questo è un segnale importante, e questa inaugurazione di oggi dà davvero continuità con molta coerenza alla vostra missione, quindi un complimento a voi anche allo sforzo di accoglienza che avete fatto. E ovviamente poi l'altro grazie è al consultorio diocesano Insieme, che pure nostro compagno di viaggio dell'amministrazione da tanti anni e in tanti ambiti, perché li ripassavamo stamattina, Michele Giannuso credo sia qui dietro il cespuglio, non lo vedo ma so che c'è, ripassavamo i tanti temi sui quali si lavora insieme, dalle politiche educative ai giovani, al tema del lavoro, ai laboratori di comunità, alla protezione giuridica dei più fragili. Noi abbiamo avviato ormai dal 2015 questa modalità, ne abbiamo parlato ieri in un convegno e tra gli ottimi relatori proprio anche Verusca, questa modalità della coprogettazione sociale, cioè da qualche anno l'amministrazione ha assunto un atteggiamento di condivisione anche nella progettazione nei servizi, nella lettura dei bisogni e nella definizione congiunta con la comunità, con i vari attori, tra cui il consultorio, anche delle risposte. Consapevole della complessità delle situazioni, le misure sociali da sole non sono più sufficienti a dare le risposte ai bisogni di un'umanità sempre sofferente ma sempre più complessa in queste modalità, con dei bisogni che difficilmente si limita ad una misura, proprio perché le persone non sono compartimenti stagni e quindi spesso il disagio è un disagio trasversale a cui occorre dare risposte appunto con tante competenze. Io vi ringrazio per questo, perché la nostra esperienza di coprogettazione sociale ci dimostra come ci sia una reciproca contaminazione, perché ci sono tante competenze, tante sensibilità. È chiaro che c'è una sensibilità vostra che deriva anche da un carisma e da una, voglio dire, un'appartenenza religiosa forte, ma che anche nel percorso della coprogettazione sapete confrontare anche con delle realtà laiche, e è un'esperienza certamente faticosa, perché non sempre i punti di vista coincidono, ma è un'esperienza estremamente arricchente. Io credo sia davvero al servizio di quelle persone che sono comunque la finalità prima ed ultima del nostro impegno, e mi sento di dire, e sono sicura anche nel vostro caso, del vostro servizio. Quindi davvero io ringrazio, mi pare una grandissima opportunità, perché passare da una realtà di poco più di 100 metri quadri a quasi 800
diventerete 8 volte più impegnati e più capaci di dare risposte. Adesso ne date già tantissime e noi siamo grati di questo momento e naturalmente a nome degli assessori che sono qui presenti, dell'assessore al welfare, anche delle nostre operatrici sociali che lavorano gomito a gomito con voi in tantissime situazioni, ringrazio per questo contributo così importante alle persone della nostra comunità. Grazie di cuore. Grazie e cediamo la parola allora al nostro vescovo Daniele. Sant'Agostino predicava da seduto, ma la gente stava in piedi e dopo un'ora e mezzo che parlava cominciava a rendersi conto che la gente si stancava e si scusava, però continuava a parlare. Ma questo lo dico solo perché cercherò di essere comunque breve. Allora, anch'io ringrazio tutti voi della vostra presenza. Mi associo naturalmente a tutti i grazie che sono stati detti, ai nomi che sono stati fatti, non li sto a ripetere, mi permetto di integrarli con due nomi che, se non sbaglio, non sono usciti e che però mi sembra importante anche ricordare. Beh, il primo è il nome del mio predecessore, Vescovo Oscar, anche perché guardando stamattina sullo speciale che Moto Razza ha dedicato appunto al consultorio, c'è la foto della benedizione appunto fatta nel cortile della sede dell'Istituto Sostentamento Clero, ed è appunto il Vescovo Oscar che benedice la sede là. Allora vorrei naturalmente includere nel ringraziamento anche lui. In tante cose io davvero ho sperimentato, arrivando qui in diocesi, di raccogliere i frutti di ciò che altri hanno piantato e seminato prima di me, e quindi devo essere riconoscente nei loro confronti, in modo particolare appunto nei confronti del mio predecessore, al quale mi lega anche una bella amicizia. E poi nessuno credo abbia detto grazie a Don Simone, e questo è grave. Perché insomma ci vuole poi sempre qualcuno che le idee le faccia camminare, ecco, e Don Simone è uno che le idee le fa camminare, non lascia soltanto che girino così, ma gli mette i piedi e le fa arrivare a destinazione. Quindi davvero gli siamo molto molto riconoscenti, non soltanto per tutto quello che ha fatto appunto per arrivare oggi alla inaugurazione della nuova sede, ma un po' per tutto il servizio che fa nella diocesi per la pastorale della salute, in modo particolare appunto anche per il consultorio. Una riflessione brevissima: a me piace cercare in qualche modo un po' delle analogie, soprattutto nel Vangelo, per quello che noi viviamo. Mi sono chiesto appunto dove andarla a trovare, la trovo un po' in questa. Se noi guardiamo soltanto agli insegnamenti di Gesù intorno alla famiglia, che sono pochissimi nel Vangelo, è proprio pochi, e sono insegnamenti che ci sembrano duri, che ci sembrano piuttosto intransigenti, piuttosto severi nella loro determinazione. Uno lo sentiremo, credo, perché andrà a messa nel Vangelo di domenica prossima, la prima domenica d'ottobre. Sono appunto gli insegnamenti sulla indissolubilità del matrimonio e queste cose qua. Mi dice, però il Vangelo della famiglia è fatto di cose molto esigenti e che oggi, no, si scontrano un po' anche con tutta una serie di cambiamenti culturali, di mentalità, eccetera, che rendono queste cose assai difficilmente annunciabili e predicabili. Ma io credo che l'insieme dell'atteggiamento di Gesù nei confronti della famiglia non vada visto soltanto in rapporto agli insegnamenti, andrebbero anche messi dentro all'insieme appunto del messaggio di Gesù, ma anche bisogna guardare ai gesti. E i gesti di Gesù sono anche i gesti di una grande accoglienza, di una grande attenzione, di un grande sguardo di misericordia, di pazienza, di accompagnamento delle situazioni concrete, in modo particolare delle situazioni concrete delle donne che non sempre vengono da storie, diciamo così, raccomandabili secondo
no, l'opinione dominante secondo i ben pensanti, donne che magari vengono tenute ai margini, vengono scartate. Se si guarda l'insieme del comportamento di Gesù nei confronti delle donne, si vede uno stile di ascolto, di accoglienza, di pazienza, di, potremmo dire oggi, no, di accompagnamento davvero evangelico. Ecco, a me pare che il consultorio, naturalmente non soltanto nei confronti delle donne, anche se suppongo che siano una parte consistente di coloro che appunto entrano o entreranno in questa sede, ma nei confronti di tutti, nei confronti di uomini, donne, giovani, anziani, di chiunque appunto chieda un aiuto, una consulenza, un accompagnamento, ecco, mi pare che l'atteggiamento debba essere questo. Il consultorio incarna in un modo particolare questa attenzione ospitale di Gesù nei confronti di chi per tante ragioni vive delle problematiche, delle sofferenze o anche semplicemente ha bisogno appunto di una consulenza, di un accompagnamento e così via. Ecco, l'insieme della missione della Chiesa continua a essere quello di annunciare il Vangelo, di annunciare il Vangelo della famiglia anche con i suoi aspetti, come dire, più impegnativi, ma dentro questo annuncio sta anche appunto questo stile di ospitalità, di accoglienza che discende anch'esso da Gesù e che è per noi appunto un imperativo che il Signore ci lascia, appunto, di farci compagni di strada di tutti coloro che incontriamo e in modo particolare di tutti coloro che sono in qualsiasi genere di necessità. Allora l'augurio è che appunto l'attività del consultorio diocesano continui, si moltiplichi per 8, per 16, per quello che sarà e che il Signore vorrà, in questo stile proprio di servizio, accompagnamento umile, paziente e insieme preziosissimo. Grazie. Grazie Vescovo Daniele. L'ultima cosa prima di procedere al taglio del nastro della benedizione: troverete poi, entrando nel consultorio, alcune copie dello Zoom che esce oggi sul nuovo Torrazzo, uno Zoom dedicato proprio al consultorio, al suo servizio, dove trovate esplicitate tutte le varie equip che operano all'interno del servizio con tutta la sua attività, quindi lo possiamo prendere. Comunque è arrivato in tutte le case con il nuovo Torrazzo. Permettetemi quindi di ringraziare anche Don Giorgio Annunciata per il servizio che stanno facendo e per questo regalo che ci hanno fatto di questo Zoom. Adesso ci portiamo verso l'ingresso del consultorio per il taglio del nastro, poi la preghiera di benedizione. Dovremo salire per la visita a piccoli gruppetti per le normative Covid, quindi saliremo a piccoli gruppetti, una decina di persone al massimo, accompagnati dagli operatori che illustreranno il servizio e cosa si svolge dentro questa nostra nuova casa, e poi uscendo passeremo dal chiostro delle suore, dove c'è un piccolo coffee break che ci viene servito sempre per le normative Covid, e quindi ci possiamo salutare poi nel chiostro delle suore. Non ci portiamo da questa parte per il taglio del nastro. Sì, pronti? Ai, ai, ai.
girando verso la gente. Patrizia? Ci avviciniamo per la preghiera di benedizione. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo siano con tutti voi. Preghiamo. Signore Gesù, che a Cana di Galilea, con il segno dell'acqua trasformata in vino, hai rallegrato gli inizi della vita familiare, aiuta le nostre famiglie, arricchite della tua grazia e dei tuoi doni, ad affrontare serenamente le difficoltà quotidiane. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. Ascoltate la parola di Dio. Dalla lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini. Vi esorto io, prigioniero del Signore, a comportarvi in maniera degna della vocazione che avete ricevuto, con ogni umiltà, mansuetudine e pazienza, sopportandovi a vicenda con amore, cercando di conservare l'unità dello Spirito per mezzo del vincolo della pace. Un solo corpo, un solo Spirito, come una sola è la speranza alla quale siete stati chiamati, quella della vostra vocazione, un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo, un solo Dio Padre di tutti, che è al di sopra di tutti, agisce per mezzo di tutti ed è presente in tutti. Formati alla scuola del Vangelo, guidati dallo Spirito del Signore, diciamo insieme: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ti benediciamo, o Padre, perché hai voluto che il tuo Figlio fatto uomo appartenesse a una famiglia umana e crescendo nell'ambiente familiare ne condividesse le gioie e i dolori. Benedici questi locali a servizio delle nostre famiglie, rendili punto di riferimento e di incontro, segno della sollecitudine della comunità diocesana verso ogni disagio e sofferenza. Dona alle nostre famiglie la gioia di condividere una casa lieta e accogliente, in cui non manchino la salute, la serenità e la capacità di diffondere un messaggio di speranza e di pace. Per Cristo nostro Signore. Amen. Ravviva in noi, o Padre, nel segno di quest'acqua benedetta, il ricordo della nostra rinascita in Cristo nella tua famiglia che è la Chiesa. Concedi ai tuoi fedeli, Signore, l'abbondanza dei tuoi doni, la salute del corpo e dello spirito, la concordia fraterna e la pace e la gioia di servirti nella Santa Chiesa. Per Cristo nostro Signore. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e rimanga con voi per sempre. Amen. Un avviso: se qualcuno desidera conoscere un po' la storia del nostro istituto, i nostri fondatori, e gradisce il libretto che abbiamo preparato nel ricordo dei 150 anni a Crema,
Nell'uscire dal chiostro li trovate su un tavolino. Prendete tranquillamente. Grazie. Se gli architetti vengono avanti, così guidano il primo gruppo con noi. Adesso ci introduciamo il primo gruppo con le autorità presenti e poi gruppetti di 10 accompagnati dai nostri operatori ci portiamo dentro i locali per la visita. Aspettiamo un attimino gli architetti. Dottoressa Ramponi, se viene con noi, Maltagliani. Ecco, entriamo con il primo gruppo, poi pian piano con i nostri operatori continuiamo la visita.